Ciao a tutti amici nerazzurri, bentornati sul canale, bentornati su Filippo Tramontana TV. Buona giornata, buona mattinata, buona colazione perché è molto presto per chi sta facendo colazione. Vi avevo promesso il video di questa mattina. Sapete che la domenica il video non arriva alle 7 del mattino perché ognuno giustamente c'è i cacchi suoi, ognuno giustamente si sveglia più tardi, chi invece prende se ne va e va via a farsi una gita, sempre che il tempo qua in Lombardia per chiedere la Lombardia regga, e quindi va bene, di solito che l'orario mattiniero della domenica cambia un po', però oggi faccio un'eccezione, lo sapete, per chi mi segue, il video che ho fatto ieri sera, ho detto che se avessi avuto delle novità su quanto riguarda la questione Chala Bayern Monaco, avrei comunque fatto il video la mattina presto. Ed eccomi qui, video della mattina presto, quindi questo vuol dire che ho delle novità abbastanza importanti per quanto riguarda Chala. Allora, ragazzi, vado subito. Ieri Chala ha giocato la sua partita di europei contro il Portogallo, la seconda giornata del girone dove c'è la Turchia. Non è andata bene per la Turchia, non è andata bene per Chala. Insomma, la sconfitta 3-0 con il Portogallo rimanda la possibilità di qualificarsi per la squadra turca all'ultima giornata, un po' quello che succede anche per la nostra nazionale di Spalletti. E quindi, insomma, serata non felicissima per Chala, però, insomma, diciamo che dopo la partita con la Turchia, della Turchia, Chala probabilmente ha cominciato anche a pensare un po' a quello che sta succedendo intorno a lui e all'Inter, no? Considerando quello che è successo col Bayern Monaco e sta succedendo col Bayern Monaco, perché sì, sta succedendo qualcosa con il Bayern Monaco, ragazzi. Allora, io vi posso svelare alcune cose, alcune novità riguardo a questa. Posso darvi delle specifiche, delle cose in più rispetto a quello che si è detto e scritto in questi ultimi 2 giorni. Allora, andiamo per ordine, spero di non dimenticarmi niente, di essere preciso e di essere il più chiaro possibile. Partiamo con l'offerta del Bayern Monaco. Allora, l'offerta del Bayern Monaco è reale, non è una boutade, non è... È una cosa però, e questo va precisato, che non è di questi giorni. L'aggancio del Bayern Monaco verso Çalhanoğlu è una cosa di un paio di mesi fa, forse qualcosina di più. Quindi parliamo della primavera. Il Bayern Monaco si è fatto avanti con Çalhanoğlu perché ha bisogno di quel tipo di giocatore. Ha messo in lista di trasferimento il Bayern Monaco alcuni centrocampisti, tra l'altro alcuni centrocampisti molto importanti, come per esempio Kimmich, quindi ci sono Goretzka, ci sono dei giocatori molto importanti in uscita dal Bayern Monaco. E il Bayern ha bisogno di un giocatore con le caratteristiche e l'importanza di Çalhanoğlu. Quindi questa è la prima cosa. Il Bayern Monaco non ha fatto un'offerta a Çalhanoğlu o al suo procuratore oggi, l'abboccamento è stato di qualche tempo fa. Andiamo con la volontà. Non, allora, ecco, la cosa che voglio precisare è che non conosco l'entità dell'offerta a Çalhanoğlu. Ok, quindi perché non è ancora probabilmente stata formulata l'offerta economica al giocatore, al procuratore. L'offerta di cui si parla iniziale del Bayern verso l'Inter è di 45 milioni di euro circa, offerta che ovviamente ad oggi è un'offerta che non verrà presa in considerazione. Ad oggi però si va al di là del discorso offerta, per ora. Ragazzi, sto cercando di incastrare i pezzettini per avere un senso logico, okay? Per farvi capire al meglio la situazione. Allora, qual è il punto di vista di Çalhanoğlu? Visto che stiamo parlando del giocatore, poi parliamo del punto di vista della società e cerchiamo di capire come chiudere il cerchio. Il punto di vista di Çalhanoğlu è che Çalhanoğlu non vuole muoversi dall'Inter. La volontà del giocatore è di rimanere all'Inter. La volontà del giocatore è di rimanere all'Inter perché vuole bene all'Inter, perché sta benissimo all'Inter, perché sta benissimo a Milano, perché ama i tifosi dell'Inter e perché ha trovato all'Inter la sua dimensione ideale. Dopo qualche problema abbastanza grosso, soprattutto verso la fine, ha avuto al Milan,
All'Inter lo hanno accolto subito, e non era facile per un giocatore che arrivava dal Milan, lo hanno accolto subito benissimo, i tifosi dell'Inter li sono stati subito solidali, amici, li hanno voluto subito bene, la curva Nord assolutamente in prima linea in questa cosa, e lui si è sentito subito a casa. E si sente a casa ancora adesso, lui sa che questa situazione idilliaca è difficilmente replicabile da qualche altra parte. Che sia il Bayern Monaco, che sia il Manchester City, che sia il Real Madrid, per lui la dimensione ideale attualmente è, lui si, è l'Inter, e lui si vede all'Inter ancora per tanto tempo, tant'è vero che un prolungamento di contratto dal 2027 al 2028 per lui che ha 30 anni vorrebbe dire fare la carriera all'Inter e finire la carriera all'Inter, o comunque insomma fare gli ultimi anni di grandissima carriera all'Inter. Quindi questo è il punto di vista del giocatore. Credo già di avervi dato comunque una grande novità, specificandovi qual è la volontà del giocatore e cosa prova il giocatore. Punto di vista societario, ok, quindi attacchiamo ora, dopo quello che pensa il giocatore della situazione, andiamo sulla società. Marotta, Ausilio, Baccin, Zanetti, tutta la società, Marotta che adesso è anche presidente, non vuole vendere Çalhanoğlu. La società vede in Çala uno dei 4-5 giocatori invendibili, nel senso troppo importanti per essere venduti, dell'attuale rosa. So i nomi anche degli altri, ve li potete immaginare, non li faccio, ma diciamo che ci sono 4-5 giocatori, compreso ovviamente Çalhanoğlu, quindi Çala più altri 3-4 giocatori che per la società sono assolutamente incedibili, perché imprescindibili per il gioco di Inzaghi e per l'Inter attuale, oltre che per il livello dei giocatori, considerati e giustamente dei top. Allora voi direte, va bene, se Çala vuole rimanere, la società non lo vuole vendere, perché stiamo parlando? Stiamo parlando perché innanzitutto si attende l'offerta del Bayern, perché il Bayern comunque vorrà fare un'offerta al giocatore e alla società. Ve l'ho detto, la base di partenza del Bayern è a 45 milioni, non ascoltati. Il punto è un altro, il punto è che prima all'Inter c'era Steven Zhang, adesso c'è un'altra proprietà. È vero, il presidente Marotta ha avuto molta autonomia, quindi questo possiamo dirlo, perché Marotta Octree si è presentato con certi tipi di valori, certi tipi di programmazione, ha rinnovato a 9 milioni a Lautaro, ha rinnovato a 6,5 a Barella, sta rinnovando a Simone Inzaghi, quindi comunque ha manifestato l'interesse di andare avanti con il progetto e non di smontarlo, e se togli Çalhanoğlu è quasi uno smontare, perché stai togliendo il perno su cui gira tutta la squadra, e sostituirlo diventa abbastanza impegnativo, se non quasi impossibile, almeno con cifre contenute in breve tempo. Io credo che Çalhanoğlu sia il giocatore attualmente a livello tecnico più invendibile, cioè più difficilmente sostituibile di questa rosa. E lo sa benissimo anche la società. C'è la proprietà. La proprietà comunque è un fondo di investimenti. Çala è un giocatore di 30 anni, pagato 0 euro, che fra 2 anni sarà difficilmente rivendibile ad alcune cifre, come possono essere 60 milioni di euro, vado un po' così a caso. Quindi tutti sanno, giocatore, società e proprietà, che di fronte a un'offerta molto alta bisognerà ragionare proprio per quello che ho appena detto, perché a livello tecnico Çala è insostituibile, e perdere Çala vuol dire mettere in seria difficoltà l'allenatore e la prossima stagione dell'Inter. E qui si deve vincere il campionato di nuovo, si deve provare a dare in fondo in Champions League, cioè un mondiale per club, cioè non si può vendere uno come Çalhanoğlu anche per tanti soldi a cuor leggero, pensando che i risultati saranno gli stessi, perché in campo, perché stai togliendo 3 anni di lavoro con 3 anni di lavoro con Çalhanoğlu presente e perno del centrocampo. Quando va via Brozovic, l'Inter ha Çalhanoğlu già nel suo ruolo, è già in grande spolvero, e Aslani come dice, se va via Çalhanoğlu cosa si fa? Cioè vendi a una buona cifra per comunque comprare un altro che deve essere un top, perché Çalhanoğlu sostituisci solo con un top, non puoi sostituirlo con un giovane emergente. Quindi questa è la criticità dall'altra parte, quindi l'altra faccia della medaglia, è quello che vi ho appena detto, che tutti sono consapevoli, Çala ha 30 anni e a quelle cifre lì fra 2 anni non lo rivendi più, e diventa difficile almeno rivendere a quelle cifre. Quindi i ragionamenti sono questi.
Penso di avervi detto più o meno tutto. Le cose stanno in evoluzione, quindi ad oggi sono così. Sono in evoluzione e io vi aggiornerò sempre, appena saprò le cose, su ogni cosa che riguarda Chala, perché è troppo importante per noi in questo momento un giocatore e una persona come Chala. Quindi ad oggi la situazione è questa. Capiremo meglio nelle prossime settimane, nei prossimi giorni, fin dove si spingerà il Bayern, se si spingerà ancora più in fondo e soprattutto se farà vacillare la proprietà. Ad oggi è tutto tranquillo, tranquillo per modo di dire, se si può dire tranquilli quando cercano di portarti via uno dei tuoi migliori giocatori e tra l'altro uno dei migliori giocatori è in giro per l'Europa, è nel suo ruolo. E quindi tranquilli non siamo. E anche per quello che vi ho detto non si può stare tranquilli. La cosa che però penso di aver detto è sono tutte le novità e tutte le cose precise al posto giusto. Ripeto, la cosa però importante che è importante sottolineare è che Chala, il giocatore, non ha la minima voglia di andare via dall'Inter. Non è una questione di soldi, assolutamente, quindi non si parla del giocatore che se gli offre qui prende 6,5, se gli offrono 8, 8,5 lui prende perché gli danno 2 milioni in più. No. Ricordiamoci che è sempre un giocatore che l'anno scorso ha rifiutato molti milioni in più per andare in Arabia Saudita, ok? Perché non guarda i soldi, ma guarda dove sta bene e lui sta bene qua. Quindi, ragazzi, questa è la cosa che vi posso dire. La società sa qual è la situazione, sa che Çalhanoğlu è uno dei 4-5 giocatori dell'Inter assolutamente incedibili. Vediamo, vediamo, vediamo. Penso di aver fatto un riassunto abbastanza preciso. Comunque, se avete delle domande, dei dubbi, dei commenti, fateli qua sotto. Sapete che c'è lo spazio apposta, io vi leggo. Attivate la campanella per avere la notifica dei video, il pollice in su se vi è piaciuto il video. Poi mi raccomando, ragazzi, iscrivetevi al canale. Quindi spero di essere stato abbastanza chiaro, vi aggiornerò e niente, buona domenica, ci vediamo nel video di pomeriggio. Sempre forza Inter, incrociamo le dita. Mi raccomando. Ciao. Ciao a tutti.